Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera, buonasera cari risoltisti gialli e bentornati in trasmissione con noi da Alessia Sorgato. Sempre anche da Nicolò Mazzavillani, cioè ormai è inutile stare lì ogni volta a perdere tempo, cioè, tanto siamo sempre noi, purtroppo siamo sempre noi, sempre qui a Risolto Ma Giallo negli studi per di Milano News, fortuna ma per fortuna questo l'ospite bisogna. cambia! Esattamente, cioè, almeno c'è un cambiamento qua dentro. E stavolta l'ospite è niente di meno. No, scherzo. È una persona molto carina, molto simpatica, che risponde al nome di Attilio De Pascalis. Benvenuto, bello La questo. vittima designata. Esatto, bello questo saluto, non Oggi l'aveva fatto tocca a ancora lui. nessuno. Oggi tocca a lui. Allora, la telecamera di nuovo a me. Oggi Attilio ce l'abbiamo in due versioni. Versione tesi Di di laurea? laurea. Versione. No, allora, credo sia la prima volta, e mi auguro che non sia l'ultima, in cui io leggo un libro da manoscritto e arriva l'ospite pubblicato. Ah, quindi era prima. No, Io l'ho letto prima che venisse pubblicato. vabbè, queste sono Tant'è le che, corsie preferenziali ta-da! Eh sì. della Sorgato. La Vabbè. Sorgato che si è goduta questo Letto in quanto tempo? Milano-Cagliari andata Cioè, e vi rendete conto? Cioè, non dura, Tra non l'altro, dura. Attilio, l'ho letto in volo e tu capisci cosa vuol dire, vero? Lui Io può mi immagino capire. che chi era seduto vicino a te, cioè costantemente vedevo questa persona che faceva così, non dura neanche, non dura niente. No, beh, quando sono belli durano Questo è vero, niente. l'ha sempre, l'ha Sorgato, questo è vero, l'ha sempre L'ho detto. sempre detto. Questo è molto, molto originale. Vediamo un po' Ma cosa prima, Attilio riesce a raccontarci di questo libro. esatto. Allora. Colto in fallo No, subito, così. ci sarà un video forse che riassume un attimino il Certo. libro, per cui lo Preferisci mandarlo sì, subito? mandiamolo subito. Va bene, regia ci fai questo regalo. L'autore preferisce mandare prima lo spoiler. 5 personaggi all'apice del successo muoiono in modo inspiegabile. Da Portofino a Singapore, da Santorini a Capri, fino ai Caraibi. I casi sono archiviati come decesso per cause naturali, dopo brevi indagini. Ma un analista dei servizi segreti e una giornalista televisiva sospettano qualcosa e seguono un'ambigua pista fatta di singolari coincidenze. Genetica, tecnologia, passioni e misteri si intrecciano vorticosamente. Intanto, un visionario uomo d'affari confida di aver scoperto l'elisir che allunga la vita fino a 150 anni, in perfetta forma fisica e mentale. Il segreto è una straordinaria essenza ricavata da una pianta rarissima. La longevità affascina i miliardari del pianeta, ma può risvegliare istinti primordiali. Longevità fatale, l'avvincente thriller di Attilio De Pascalis. In tutte le librerie e sui portali online, anche in ebook e audiolibro. E noi siamo rimasti così. Io non credo che viaggerò quest'estate, credo che starò a casa, sicuro, Vaporetto ma massimo. Massimo, ma neanche, guarda. Nessun luogo è sicuro. Avete sentito No, dal. non mi muovo più, rimango qua. Ripeto, lo troveremo soltanto sul Vaporetto per San Pietro. Avete sentito quanti temi, Quanti luoghi anche, quanti quanti temi, luoghi quanti luoghi. e altrettanti personaggi. Io però partirei, se me lo permetti, Attilio, da una domanda molto più generale. Cioè, quando e come ti è venuta l'idea di questa narrazione? Quanto tempo ci hai messo a svilupparla? Hai fatto delle modifiche Sono radicali? tre domande, però, Sì, non vabbè. è una. Sì, cioè, dagli il tempo di rispondere almeno a Un po' di una. ricordarle. Cominciamo dalla prima. Il libro è stato scritto prima della pandemia, quindi, ed è ambientato tra il 2019 e il 2020, ispirato ad un aforisma di Oscar Wilde che dice: "Non si è mai troppo prudenti nella scelta dei propri nemici."
e poi si scoprirà perché. E, diciamo che è stato costruito come idea nel giro di qualche mese e poi è stato scritto mano a mano con l'aiuto di varie persone nell'arco di meno di 6 mesi, poi c'è stato un lavoro di revisione. La fonte di ispirazione sulla longevità è un personaggio che è stato un po' un mio mentore, col quale sono andato spesso a concerti quando lui era ancora anziano, pranzavamo insieme. Lui a 95 anni declamava ancora interi canti di Dante, quindi da lì mi è venuta l'idea di sviluppare un po' il tema della longevità e proiettarlo fino a 150 anni. Peccato che nel frattempo, in questi ultimi mesi, alcuni grandi personaggi, Elon Musk della Tesla e Jeff Bezos, il patron di Amazon, hanno annunciato investimenti di decine di milioni di dollari per allungare la loro vita fino a 120 anni in perfette condizioni di salute, come ho immaginato io nel libro, ma non posso chiedergli i diritti d'autore. Beh, però questo già allinea la narrazione, se proprio volessimo andare a cercare uno scaffale in cui riporre il libro, in un ambito poco frequentato purtroppo, ma a me molto caro, che è quello della narrativa un po' futuristica, un po' anche distopica, perché qui chiaramente ci sono i risvolti della medaglia. No, i topi non ci sono, ci sono altri animali, ma distopi, i topi, due topi. Due topi. I bistopi. A te l'autore, caro Nico. Caspita, c'avevo la domanda, l'ho persa. Aspetta, mo la recupero. Io una risposta a caso. Ti do comunque la risposta. Poi lo montiamo al contrario. No, ne faccio un'altra. Sì. Innanzitutto dalla... Ah no, ecco, ce l'ho. È arrivato, vedi. È più... come lo definiresti questo libro? Un giallo, un noir, un... Un thriller. È un thriller con un pizzico di fantasy, quindi non è meno improbabile di Jurassic Park o del ritratto di Dorian Gray, quindi c'è una parte thriller ma c'è una parte anche di fantasia. Cioè, e una cosa che mi ha colpito subito è, perché mi ha spiazzato, diciamo, è l'immagine di copertina. È stata scelta da te o l'ha scelta la casa editrice? L'hanno disegnata i miei figli. Ah! Che lavorano. Una è architetto, l'altra lavora nel digitale, sono tutti all'estero. E l'hanno costruita, l'idea gliel'ho data io, ma l'hanno costruita un po' loro. È un albero che ha la forma del DNA. È un albero paradossale, assurdo, perché è in mezzo al deserto ed è per metà con le foglie e per metà invece spoglio. Non è stato scelto a caso, perché gli alberi, come molti lo sanno, ma chi non lo sa lo scopre leggendo il libro, che è comunque un thriller, Longevità fatale, gli alberi sono gli esseri viventi più longevi della Terra. Esatto. Gli umani arrivano intorno ai 100-120 anni, sono le persone che hanno vissuto di più, gli animali fino a 400 anni, lo squalo dell'Artico, le piante migliaia di anni, addirittura alcune oltre 10.000, quindi sono qui prima dei tempi dei romani. È vero, infatti fa impressione ogni volta che magari ti capiti vicino. Gli ulivi secolari. Ma anche magari agli alberi che sono stati tagliati, e qui conti, poi c'è tutto il sistema per vedere quanti anni poteva avere quell'albero. Che studi hai fatto per... o che approfondimenti hai fatto per le parti un po' più tecniche di... Allora, il tuo romanzo. Diciamo che ho lavorato con un team di persone che in vario modo hanno collaborato con me, dandomi idee, spunti e aspetti tecnici e scientifici, e questo team, che è ringraziato in gran parte alla fine del libro, comprende personaggi reali dei servizi segreti, delle forze di polizia, magistrati, medici, scienziati e poi alcuni che lavorano nella finanza, che mi hanno dato un po' di inquadramento su alcuni aspetti. Diciamo che tutti gli aspetti citati nel libro, tecnici o scientifici, sono stati verificati, controllati, anche le parti numeriche che riguardano la longevità delle persone. Però, ripeto, Longevità fatale alla fine è un thriller, non è un trattato scientifico. Certo. Però si va dal DNA alle passioni umane a tutta una serie di aspetti.
E in che cosa ha contribuito Alessandro Mattarolo? Che salutiamo, è stato mio collega di studio, non è solo un mio collega, abbiamo avuto uno studio insieme. Mattarolo, ma anche questa dovevamo scoprire. È tra i ringraziati, io l'ho scoperto perché devo leggermi tutto nella vita, anche i ringraziamenti. Meglio, Malta, ci sei anche tu. Meglio tra i ringraziati che tra i disgraziati. Esatto, tra le vittime in questo caso. Alessandro mi ha dato, ha controllato alcuni aspetti legati in particolare dove ho parlato del trust, c'è un capitolo dove si parla del trust, dell'eredità, questi aspetti qui. Ovviamente essendo un romanzo non ho usato dei termini tecnici, legali, scientifici, però ho cercato di fare in modo che non ci fossero neanche, tra virgolette, degli strafalcioni, no? Quindi certo, che se poi lo leggesse un avvocato come te non dicesse, però così colà, eccetera. E lei non ne risparmia mai una sotto sul trust, però non so niente. Poi l'ha aiutato Mattarolo, per me quando si tratta di termini giuridici l'ha sorgato sempre lì con occhiale, esatto, basso, matita, biro rossa. No, aggiungiamo per chi ascolta, il trust è uno strumento che si usa per garantire il patrimonio delle famiglie di chi è ricco, eccetera, eccetera. La normativa principale che viene utilizzata è quella inglese, però ha un'origine romana, cioè dai tempi del latino, degli antichi romani, esisteva una forma di trust per garantire l'eredità e così via. Tra un cadavere e l'altro. Esatto, certo, abbastanza chiaro. Hai scritto quanti bei luoghi. Sì, no, esatto, cioè come mai la scelta di voler ambientare, cioè di voler far cadere cinque morti, già una è parecchia, poi sono cinque, e in così tanti luoghi diversi. Allora, il libro ha un taglio internazionale, è stato pubblicato in italiano, ma c'è anche una versione in inglese, anzi rivelo un piccolo segreto, è stato scritto prima in inglese. Con l'aiuto di due personaggi che sono i miei professori di inglese, però ho contribuito anche io, quindi l'originale era nasce in inglese comunque il romanzo, perché è rivolto a un pubblico internazionale. Poi ho riscritto la versione in italiano, che ovviamente la storia è la stessa, è simile e così via, ho fatto un po' di adattamenti, ma è stato pensato come un libro per un pubblico internazionale e potenzialmente, se piacerà, la trama di un film per la televisione, ovviamente, per una delle reti delle TV, eccetera, eccetera. Quindi questo è il motivo per cui è stato ambientato in luoghi del mondo con una grossa presenza dell'Italia, però perché io sono italiano, sono fiero di essere italiano e amo l'Italia, sono un patriota nel senso buono del termine, nel senso certo, che amo l'Italia. Penso che sia il paese più bello del mondo. Però già che c'era, è andato a mettere delle scene nei luoghi cartolina per antonomasia. Beh, un po' come uno Capri, 007. Esatto. Sai, ho detto, se poi magari un domani dovessero fare un film, gli ho già dato degli spunti e dei luoghi interessanti. Certo. Si è portato avanti tantissimo. Assolutamente. E Milano però non c'è. E questo ti addolora. Questo mi addolora perché per l'ospite dovrebbe essere quasi attualmente un sollievo, perché potrebbe schivarsi bellamente una delle classiche domande che io purtroppo faccio agli ospiti. In realtà Milano c'è. Milano viene citata perché uno dei personaggi, che è un nobile veneziano, che fa l'impresario, diciamo, lui organizza grandi eventi musicali, e lui si serve però in un atelier di moda che li fa vestiti su misura a Milano, e quando viene a Milano non solo va nell'atelier ma va anche a giocare in una nota sala di biliardo a Milano, ecco, non faccio il nome perché non è bello fare pubblicità, ma che è in zona Porta Genova, che io frequento, ecco, quindi un accenno a Milano c'è. Però la buona notizia è che il prossimo libro, che non è il sequel, però sarà un libro diverso, che si chiamerà Amore Fatale, avrà invece un'intera scena, diciamo, a Milano. E il terzo Fata Fatale. No, il terzo Fan sarà Fatale, magari. No, quello è già uscito. Il terzo sarà il sequel di questo qui, in cui ci saranno gli sviluppi. Finalmente quindi, vedi, questa... Abbiamo...
Allora, sì, sì, l'amo ce vuole, l'aveva lasciato qua in fondo. Allora, si se vuole, Attilio, noi prendiamo già appuntamento per quando usciranno i prossimi romanzi, assolutamente. Vi leggo l'ultima frase di Longevità Fatale: l'inseguimento della sua preda era appena cominciato, come a esatto. dire, non è che vi mollo qua e non vi dico come. Però sarebbe stato bello, sarebbe stato spiazzante, non finiva qua. E quindi non la scrivo più niente. Esatto, basta. Adesso voglio vedere. E se la scrivo solo in inglese. Esatto. Arrangiatevi. Esattamente. Studiatevelo. Fantastico. Ora, è chiaro che qui non possiamo dire la cosa più importante, più il core board della trama, perché il core board della trama qui è veramente molto originale, curioso. Il core board. Ovvero? L'essenza, il segreto. Il segreto. Grazie regia, martedì, qua Mazzavillani mi perde colpi. Il segreto, martedì alle 16 su Italia. Andrà in onda, risolto già. Non si può dire, ma questo si può dire. Tra le vittime c'è un minimo comune denominatore, anche se muoiono in circostanze diverse, in luoghi diversi. Non è quello che tu temi che io dica, non lo dico quello. No, è il minimo comune denominatore che sono tutte persone di successo. Sono persone all'apice del loro successo, o erano ricche o sono diventate ricche, d'accordo? Mm-hmm. Però l'altro elemento che le accomuna è che muoiono tutte in circostanze strane, misteriose. Infatti le indagini che vengono svolte da cinque differenti paesi, quindi da poliziotti di paesi di zone differenti, mm-hmm. si concludono tutte con la stessa diagnosi. Morte per cause naturali, quindi non ci sono tracce di assassini, non ci sono armi, in molti casi queste persone sono da sole quando muoiono, quindi in un caso addirittura nell'esordio, nella villa di Portofino dove si spegne il primo di questi personaggi, addirittura c'è una telecamera che riprende il momento della morte e non c'è nessuna uccisione, nessun assassinio, quindi questo rende tutto misterioso, mentre l'ultima in una bella villaggio nei Caraibi si addormenta durante una sessione di yoga e non si sveglia più, quindi è attorniata da altre persone, per cui anche lì non c'è una scena del delitto. È successo, fa male. È successo? Il successo, no, di non è successo, il successo, la fama, il denaro, fa male. Meglio non averne, vero? Esatto. Meglio esatto. che questa trasmissione non la guardi nessuno, no, meglio non avere assolutamente telespettatori. Il successo fa bene, la fama pure. Come ho detto all'inizio, bisogna magari stare un pochino attenti a quale compagnia. Esatto. Senti Attilio, senti, visto che siamo qua risolto giallo con i tuoi amici e non lo diciamo a nessuno, ma di queste 5 morti una glielo dice ai nostri spettatori un pezzettino. C'è il primo personaggio che si chiama Gunther Fischer, un personaggio molto enigmatico, riservato, è stato un ex agente dei servizi segreti nella Germania dell'Est, poi crollato il muro di Berlino, lui aveva tutta una serie di legami, ha creato in Svizzera, in una zona tranquilla e favorita da un punto di vista fiscale, una piccola società di trading, di terre rare, sono quegli alimenti che oggi vanno molto di moda, che vengono usati nei computer, laddove c'è elettronica, quindi sono importantissime. Lui poi si innamora di Portofino, compra una villa che ristruttura a Portofino e lì sta tranquillo, va un po' il suo buon ritiro, va in vacanza, diciamo, in Italia, no? E una mattina si addormenta vicino alla piscina e non si sveglia più. E diciamo, do qualche altro indizio, che la cosa incredibile è che il medico legale che va lì per indagare insieme alla polizia scopre delle tracce stranissime che sembrerebbero portare ad una misteriosa medusa killer che però vive nei mari dell'Australia, del Borneo, lontanissima dal Mediterraneo, e quindi come potrebbe esserci arrivata? Chi lo sa? Cari risultisti gialli,
mi lascio questo testamento morale, perché io quest'estate vado nel Borneo. Aia. Se per caso mi dovesse succedere qualche cosa con una cubo medusa del posto, indagate Mazzavillani in concorso con Attilio De Pascalis, perché è chiaro che sono stati loro. Certo. Ve l'ho detto. Mamma, non ascoltare. Ah, non te l'avevo detto che andavo in Borneo? Ah, pensavo di avertelo detto. Io mi limiterò solamente a fare silenzio, non dire niente. Quindi né a confermare né a smentire. No, però ti voglio rassicurare, in gennaio dovrei andare anche io in Australia a trovare mia figlia, quindi starò molto attento quando faccio il bagno, perché longevità fatale non riguarda l'Australia, però diciamo, questa medusa stranissima. Però ricordiamoci poi cosa ha detto Attilio all'inizio della puntata, nessun luogo è sicuro. Quindi. Allora, il luogo non sicuro, d'accordo, invece il tempo è inesorabile. Quello è volato, come sempre, caspita. Attilio, ti lasciamo l'ultimo spazio completamente autogestito di questo purtroppo breve momento insieme. Allora, vi do qualche consiglio perché leggere Longevità fatale. Prima di tutto, una ricerca dell'Università di Yale ha dimostrato che chi legge libri, è incredibile, ma è così, l'hanno fatta per tanti anni sulle persone più di 50 anni, vive 2 anni in più rispetto a chi non li legge. Quindi prima di tutto leggete libri, che è una cosa utile. Io parto perché i libri tengono allenata la mente. Poi perché leggere i thriller? Perché sono le cose più divertenti e queste sono ricerche degli scienziati, esorcizzano la morte. Cioè chi legge il libro in qualche modo tende a esorcizzare il male, la morte, capita nei libri, è una fantasia. Cioè, perché leggere infine Longevità fatale? Perché è un libro scritto per voi. Non è un giallo classico di quelli con l'ispettore sfigato, improbabile, che indaga, no, c'è veramente dentro delle cose, degli ingredienti interessanti, le tecnologie, l'amore, altre cose, ma è scritto in un modo molto discorsivo, molto veloce, appassionante, è scritto per voi e spero quindi che vi piaccia. In ogni caso, se proprio non volete leggerlo, almeno compratelo. Ottimo, ottimo, e questo lo manderemo come refren alla fine di tutte le puntate. Esatto. Chiedo i diritti. Esatto. Ovviamente non pagando i diritti come ultimamente molti evitano di fare, e questo sarà oggetto di una puntata polemica che spero di organizzare al più presto. Detto questo, ringraziando Attilio De Pascalis, ringraziando la nostra comune amica Daniela Azzola Farinotti, ciao Dani. Vi diamo appuntamento per la prossima settimana. Da Alessia Sorgato, un abbraccio. E da Nicola Mazzavillani, buona serata a tutti. Bye bye. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. A Risolto Giallo!